Buongiorno a tutti, oggi facciamo un bel piatto secondo me speciale, cioè pesce spada, ciliegini, zucchine, mezzi paccheri. Ok, stiamo riscaldando il nostro olio caldo con un po' di aglio, dove dopo andremo a calare il pesce spada. Aspettiamo un po' che si fa l'olio caldo. Ok, l'olio è caldo, il nostro aglio si è fatto, ora lo alziamo, lo leviamo. E andiamo con il pesce spada. Questo deve stare 2 minuti, poi lo leviamo. Ok, andiamo a togliere il nostro pesce spada semicrudo. Appoggiamo in un piatto, ci andiamo a mettere le nostre zucchine. Ok. Due minuti e ci caliamo i nostri ciliegini. Ok, passati 10 minuti, ci caliamo i nostri ciliegini. Aggiustiamo di sale, fiamma bassissima e lasciamo cucinare per una mezz'oretta. Ok, il sughetto è quasi pronto. Vedete? Si era appannata la videocamera. Allora, dicevo, il sughetto è quasi pronto. Andiamo a calare i nostri paccheri. Eccoli qua. Quelli hanno 10 minuti di cottura, ma noi li usciamo 2 minuti prima e li facciamo continuare a saltare nella padella. E 2 minuti prima che usciamo la pasta, andiamo a calare il nostro pesce spada, che l'abbiamo fatto giusto rosolare 2 minuti prima. Ok, io l'ho già aggiustato di sale a seconda dei miei gusti, quindi ora copriamo la pasta, ricopriamo il sugo e aspettiamo 10 minuti. Ok, andiamo a calare di nuovo il nostro pesce spada. Giriamo per bene. Ora fiamma bassa e ricopriamo col coperchio. Ok, la cottura dei mezzi paccheri è 15 minuti, non 10, quindi noi verso i 13 l'assaggiamo e poi la caliamo nel sughetto. In questo caso io l'ho già assaggiata, va benissimo. Andiamo a calare nel nostro sughetto. Ok, ora gli diamo una bella mescolata e lo lasciamo cuocere un altri 2 minuti, come avevo detto prima.
Ok, coperchio no in questo caso, fiamma un po' più alta perché deve cuocere ora in 2 minuti bene bene e aspettiamo un po'. Spettacolo, raga. Come dicevo prima, mezzi paccheri, zucchine, pesce spada e ciliegino. Un quadro. Buon appetito a tutti.